center se non si gradisce essere contattati. Una proposta di legge alla Camera vuole regolamentare il telemarketing. Emanuela Pericu. Pronto? Generalmente avvengono di sabato mattina le famigerate telefonate dei call center, una volta per il contratto del telefono, una volta per le utenze domestiche, e poco importa se dici che non sei interessato, dopo un paio di settimane richiamano di nuovo. Un telemarketing selvaggio che necessita di regole e sanzioni, questo è il senso della proposta di legge presentata alla Camera dal deputato SEL Stefano Quaranta e supportata in modo trasversale da molti parlamentari liguri. Al momento esiste già il cosiddetto registro delle opposizioni a cui ci si iscrive se non si vuole essere disturbati, ma nella realtà basta spuntare alla casella sbagliata in un qualunque altro modulo, un acquisto online o una richiesta di informazioni per essere nuovamente contattabili. Servono due cose innanzitutto, un registro che tenga insieme telefoni fissi e mobili e anche la possibilità di far parte di questo registro delle opposizioni, cioè per coloro che non vogliono essere disturbati, anche se in precedenza inavvertitamente si è dato il proprio consenso. L'altro punto della legge, il sistema sanzionatorio. Servono quindi sanzioni più forti e serve anche che ci sia una corresponsabilità tra il call center e chi ha commissionato al call center anche, diciamo, queste pratiche, quindi le aziende che poi sono titolari dei contratti. Regolamentare il settore anche per tutelare chi ci lavora. Il problema qui non è il telemarketing, ma il telemarketing selvaggio, quello che spesso sfrutta anche i suoi dipendenti. Proposte di legge in tal senso sono state presentate sia alla Camera sia al Senato. Uno dei prossimi passi potrebbe essere l'approvazione di un emendamento sul telemarketing all'interno della legge di bilancio attualmente in discussione. Un immobile